Un nuovo video, un nuovo giorno. L'anellina ha fame e allora le diamo da mangiare. No! Allora, seduta! Guardate che brava ragazzi, com'è istruita bene, ha fatto la scuola. 3, 2, 1. Vai! E niente, la nebbia che c'è oggi sembra tipo inverno. È arrivato l'inverno. Adesso mi faccio un bel tè caldino. E meno male che sono da remoto oggi, sennò non, cioè, sennò ragazzi si muore. Anche perché fastidiosamente sono sveglio. Sono svegliato alle 6:50, cioè, allora, alle 6:50 ho visto, insomma, ho guardato che ore erano, ma mi sono svegliato ben prima, perché già prima ero infastidito che non riuscivo a dormire per qualche ragione. Forse stare a letto con l'anelli non è il massimo per voi che, insomma, avete dei cani, magari potete capire. Anche perché il mio è particolarmente affezionato a me, quindi quando vado a letto mi bussa, viene da me, vuole entrare, poi rompe. È così. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta finalmente dopo tutti questi mesi di sofferenza, o meglio, ce l'abbiamo fatta quasi, ma oggi ho ricevuto la conferma della delega del mutuo! Dopo 194, quello che è il 194esimo episodio, siamo riusciti. Ah, che bello, come festeggiare quasi il 200esimo. E quindi sì, ragazzi, adesso la banca mi ha inviato questo documento che ho girato all'agenzia e ora che c'è la delega ufficiale si può scegliere il giorno del rogito e di conseguenza siamo a cavallo, ragazzi, siamo a cavallo. Adesso per festeggiare ho deciso di andare in palestra, visto che è qualche giorno che non vado. E anzi, qualche giorno, penso una settimana abbondante che non vado, quindi mi sento molliccio. Ma più di una settimana, sarà 2 settimane. Dovremmo rivedere tipo gli episodi, non mi ricordo neanche più quando è stata l'ultima volta. Fatto sta che niente, ragazzi, quindi la delega è fatta, tutti i miei documenti ci sono, la banca mi ha accettato il mutuo sia per le condizioni della casa che soprattutto le cose più dubbiose nel mio caso erano le condizioni mie, che alla fine se non mi danno il mutuo per problemi della casa, cosa succede? Non me lo danno, ma non ci perdo io la caparra. Invece nel contrario ci perdevo io, ma non è questo il caso, quindi ragazzi si festeggia, si festeggia assolutamente. Quindi adesso andiamo in palestra, dopo la palestra cosa succede? Devo andare con Maria, vado a fare una passeggiatina con Maria e niente, perché sarà anche penso un addio. Addio, non la rivedrò mai più. Fatto sta che forse prima di Maria e dopo la palestra vado a giocare a calcetto. C'è questa possibilità, devo capire un pochino se si riesce a conciliare il tutto. Ma potrebbe essere un'opzioncina, decisamente un'opzioncina. Detto questo, ragazzi, domani si torna in ufficio perché devo recuperare la pizza che non ho mangiato oggi, che come ben sapete i martedì di solito in ufficio si mangia tutti la pizza, solo che io oggi ero da remoto, quindi non l'ho fatto, faccio domani, speriamo ci sia qualcun altro con cui condividere questo gioioso momento e la gioia spero che inizi, perché cosa succede adesso? È una cosa molto importante, devo sperare che il tipo non cambi idea sulla casa, nel senso che boh, magari questo qua, visto che abbiamo capito il soggetto com'è, magari dice no, no, non te la vendo più e non ti ridò i soldi e ti attacchi e mi denunci. Cioè, potrebbe anche essere il caso, no? Qua non assolutamente nulla da escludere,
spererei di no. Chiaramente siamo arrivati dopo più di 2 mesi in questa situazione. E cosa fai, boss? Vuoi farmi? Ok. Spererei di no, ma finché non avrò fatto rogito, finché non avrò le chiavi in mano e tutto, io, ragazzi, non mi riterrò del tutto soddisfatto. Una volta fatto questo, festeggerò anche coi colleghi, perché chiaramente li ho inclusi in questa mia trafelia, in questa mia in questa mia avventura, e quindi c'è da fare anche quello. Devo adesso capire se tipo offrire, non so, andiamo al bar, offro da bere, oppure magari potrei portare delle paste in ufficio a sto punto. E potrei portare delle paste, mi devo organizzare, ma sicuramente non è una cosa da fare prima del rogito, devo aspettare il rogito. E poi non è detto che vada tutto bene, perché chiaramente, come sapete, per 6 mesi c'è la signora dentro, quindi sì, io percepirò il suo canone, cioè l'affitto andrà a me. Tra l'altro il canone è più basso di quello che pago io del mutuo, quindi una fregatura totale. Però vabbè, per 6 mesi dico, ma si manda giù, è morta lì. E due, devo sperare che la signora mangio se ne vada, che non dica ma rimango ancora qua, tiratemi fuori con la polizia. Perché oramai, ragazzi, cioè sarei anche, non so, mi aspetto che sta qua tipo tiri fuori dei bambini dalla strada per dire no, ci sono minori, no, tu non mi puoi cacciare, robe così. Lì veramente non sarei neanche più di tanto sorpreso, ma decisamente. Porco quel cane, che cazzo. Scusate, permesso, cosa fa? Ragazzi, ci sono 1000 lavori, hanno anche cambiato delle strade. Quindi adesso non so bene come arrivare in palestra. Spero che da qui si possa passare, in teoria. Hanno detto qua solo taxi, qua solo bus. Non è mai stato qua così da quando sono nato. Adesso vado a capire qual è la strada giusta. Vabbè, e vi porto con me in tutta questa avventura, senza che ci sia il motorino che mi fa gli abbaglianti attaccato, per favore. Ok, abbiamo capito come andare di là. Adesso devo andare di qua. Tu, mio caro Range Rover, ora ti becchi una bella multina, perché quella era zona solo bus. E a Verona non c'è neanche un semaforo con la videocamera, cioè tu puoi passare col rosso in contromano. Però... le strade, quelle per i bus e per i taxi, ovunque ci sono le vecchiette appostate che si prendono nota della targa e fanno la foto. E vabbè, niente ragazzi, quindi solo che belle notizie, solo che novità. Noi adesso, io tra poco sono arrivato in palestra dopo 6-7 minuti di macchina impazzendo, perché sperare ne faccio molto meno. E noi ci chiaramente aggiorniamo dopo per solo cose belle, mi raccomando, solo cose belle qua con voi. E se non l'avete ancora fatto, ragazzi, vi invito a mettere mi piace, a commentare, iscrivetevi al canale. Vai! E noi ci vediamo per il prossimo video domani. Mamma mia che capelli, ragazzi, sono stecchito. Appena svegliato, ma morto dopo la palestra di ieri, cacchio. Comunque, dicevo, avete il potere di instigare l'algoritmo di YouTube per farmi crescere. E quindi se insomma il video vi è piaciuto e quant'altro, supportatemi in questo, dai. Ci vediamo domani alle 11, ciao.